Ciao a tutti ragazzi, oggi vi voglio portare la Deck Profile T dal Mermail. E praticamente, cioè, il video di ieri era principalmente il video del report torneo. La Deck Profile l'ho fatta così molto muzzo e velocemente, quindi adesso ve la porto con boh, più approfondita e spiegando perché gioco a 3 questa, a 2 questa. E così, niente, le carte le ho tutte, vedrete tre proxy che sono due Tidal e un draghetto, quello là che non so come cazzo si chiama, ma comunque le ho trovate, me ne sta dando Protocards e vi dico che il Cardinal lo devo già dare a lui appunto, quindi non me lo chiedete più, è andato. Bene, quindi portiamo la deck profile, iniziamo subito, abbiamo tre dive. Vabbè, carta master, non si può fare a meno in questo meta di giocarla 3. Niente, non si può fare a meno di giocarla 3. Assolutamente fortissima. E boh, quindi 3 dive. 3 cecchini. Anche questa. Ho preso spunto dalla lista di Paolo Pacchiana che ha fatto top 32 al regional e al regional Nazio. Comunque devo dire che lui ne giocava due, devo dire che cioè con tre è più che giusto. Più che giusto giocarlo a tre. E quindi boh, cioè tre cecchini. Mi trovo bene così, diciamo, ecco. Tra gli infantry, vabbè, assolutamente staple in questo meta contro a mirror match. È veramente una carta fortissima. Poi vabbè, selciabile di dragoni e tutto, tutte quelle balle lì. Quindi è veramente fortissima 3. Non si può fare a meno di giocarla 3, secondo il mio parere. Stesso per i dragoni, vabbè, i dragoni sono must, tutto staple fin qui, a parte i cecchini che uno può fare la scelta di giocarlo a due, però consiglio sempre il 3. Mermail, i boss, abbiamo due megalo, beh, carta fortissima, la carta non solo la carta che costa di più del mazzo, ma anche quella che è più forte. E vabbè, a due è sufficiente nella lista T dal Mermail perché cioè non è come nel Mermail classico, appunto nel Tidal Mermail, oltre ai Teus, al Lida, appunto ai Megalo, abbiamo anche i Tidal, quindi sono 7 anche loro, quindi boh, sono forti. Un Lid, grossissimo il capitano. Poi abbiamo tre Mermail Abiteus. Grossissimi anche loro. Due linde. Con questa lista non è necessario giocarne tre, ma due sono più che sufficienti, anche se gioco tre sfere, come vedrete dopo. Due vanno più che bene, fidatevi. E due linde, boh, magari le cerco ultimate in blocco e le rendo ultra. Poi abbiamo 3 Mermaid Abyss Spike, non parlo, anche lui veramente fortissimo, non si può fare a meno di giocarlo a 3 e boh, assolutamente fortissimo. Poi abbiamo due Gunde, beh, fortissima, e mi scelta mia una Turge. Boh, una Turge ci sta secondo me. Poi abbiamo ovviamente tre Tidal. Sono 7, 2, 4. Sì, sono 7. Appunto me li dà Protocards, quindi non cerco. Poi abbiamo due stream, ovvero draghetti di Tidal, è il top. Vabbè. Sì. Perché non mi sono soffermato sulla carta, perché
fondamentale del mazzo? Non lo so. Allora, perché gioco Tidal? Innanzitutto, top 32 nazionale, Paolo Pacchiana, giocava Tidal Mermail. Tidal, partono gli Atlantean con Tidal. Quindi, cioè, per scappare più facilmente, è necessario giocare Tidal in questo Mermail nuovo con gli Elemental Dragon. È necessario giocare Tidal. E dà veramente una spinta in più al mazzo. E quindi, boh, assolutamente fortissimo. Questi erano i nostri. Passiamo alle magie. Abbiamo i soliti staple. Thatch, non gioco Pot of Avarice perché con questo Tidal non è necessario assolutamente. Poi abbiamo un Mind, un Salvage e la carta più forte del mazzo. Un Abisso Scaglia del Mizuki. Esce da Lord of Tachyonic Galaxy e boh, l'ho vista quando la giocava Paolo Pacchiana. Guardavo un po' la sua lista e boh, ho trovato questo, sono provato ad andare a vedere se ce l'avevo. E boh, equipaggio solo un mostro sirenide, adesso guadagno 800 quando l'effetto di una carta magia che è stata attivata sul terreno del tuo avversario si risolve, annulla quell'effetto e poi praticamente uno fa, da quanto ho capito, se uno fa Dark Hole tu gliela blocchi con questo. Boh, non lo so, mi sembrava veramente forte allora se è proprio così. E poi le trappole abbiamo tra Abisso Sfere. Passiamo ora all'extra. Extra gioco, vabbè, Tristes, token, Gacigaci è numero 96 come livello 2, Trite numero 17, numero 20, Dweller, Tinarci, Duke, Jeannette Pearl, Rank 4, poi Gaios 7. Cerco un altro Gaios, preferibilmente Ultimate, ma va bene anche Ultra. Poi cerco un Bigai, un Dragosack, e nient'altro. Del resto mi sta arrivando quasi tutto, tipo i Synchro così mi stanno arrivando. E basta. Poi passiamo alla side, abbiamo due Snowman contro, boh, anche a Mirror Match. Locro pensa sia Linde, bossettato veramente forte. Un Gorz contro tutto. Un System Down contro Jarja, visto che si vede ancora in giro. Boh, System Down. Due tifoni contro Hero. Vi dico, la side è basata sul meta che c'è alla mia fumetteria, quindi più o meno i mazzi sono Hero, Rabbit, non so adesso dopo che non ci vado, comunque siamo giù per lì, non ci sono tantissimi Mermail, così Fire Fist, quelle balle lì. Due Giara della dualità, un Soul Taker, vabbè, le Giara è molto muzzo, il Soul Taker contro Rabbit.